Allora, la Pantaleo Agricoltura è qui al Bontà per presentare un prodotto pugliese di tradizione, che è il pomodoro della regina. Il pomodoro della regina è un pomodoro da serbo. Che significa questo? Che è un pomodoro che si coltiva durante l'estate, da giugno fino a settembre, e poi da settembre fino a in avanti si vende il prodotto conservato, cioè il pomodoro è stato coltivato, raccolto e messo in magazzino in cassette, dai quali poi si prendono i pomodori migliori per la vendita. Questo pomodoro è presente nella nostra regione, in particolare in una parte molto piccola della Puglia, che va da Torre Canne fino a Ustuni, e tradizionalmente sempre in questa zona il pomodoro della regina era conservato in questa caratteristica, diciamo, in questo caratteristico grappolo, poiché le bacche venivano e vengono ancora tuttora per la vendita attaccate l'uno all'altra con il filo di cotone. Infatti il pomodoro della regina veniva coltivato in consociazione con il cotone, poiché alla fine del Settecento, i primi dell'Ottocento, la Puglia era la seconda produttrice di cotone d'Italia, insieme alla Sicilia. Poi naturalmente nel tempo il cotone era diventato anche economico produrlo, poiché l'America aveva una varietà molto più grossa di mallo di cotone, però nella nostra tradizione era rimasta la sua coltivazione. Noi stiamo riprendendo il germoplasma del cotone originario delle nostre zone, coltivandolo in consociazione ancora ora con il pomodoro. Infatti nel disciplinare di produzione del pomodoro della regina, dell'associazione del pomodoro della regina, c'è l'obbligo di coltivare il pomodoro in consociazione con il cotone. Questo pomodoro ha anche delle caratteristiche ecocompatibili, poiché non ha la necessità di essere irrigato, può essere anche coltivato in aridocoltura, quindi non ha la necessità di acqua. E se coltivato con acqua, deve essere coltivato con acqua salmastra. Questo perché? Perché dà un maggior sapore al pomodoro. Inoltre, irrobustisce la sua buccia con il sodio e il calcio, rendendola più dura, più resistente nel tempo. Grazie alla sua buccia, il pomodoro può essere conservato anche fino a 9 mesi di tempo dal momento della raccolta. E questo pomodoro tra l'altro è diventato da 2 anni un presidio Slow Food, e per questo noi abbiamo costituito un'associazione di 7 produttori i quali coltivano e riprendono il seme della pianta, il quale non è registrato all'Ente Nazionale delle Sementi, ma noi dall'associazione stiamo cercando di registrarlo come prodotto regionale che sta andando in estinzione. Inoltre la nostra azienda, cioè la Pantaleo Agricoltura, è presente all'interno del Parco delle Dune Costiere, e questo ci impone, tra virgolette, anche un rispetto della natura maggiore rispetto ad altri. La Pantaleo Agricoltura inoltre è un'azienda biologica, e quindi anche per questo ovviamente deve rispettare dei canoni di coltivazione. Abbiamo anche un laboratorio di trasformazione interna per rendere più fruibile questo prodotto, poiché nel resto dell'Italia ancora, ma spero che ben presto lo sapranno, non sanno come utilizzarlo, come cucinare questo tipo di pomodoro. Abbiamo creato anche dei prodotti trasformati, quale la passata di pomodoro regina, la confettura e altri prodotti sempre ottenuti da pomodori da serbo locali. Infatti abbiamo anche una passata di pomodoro giallo, che è un'altra varietà, il pomodoro ponderosa, anch'esso diciamo nostro, della nostra zona, non molto conosciuto.